Un autunno particolarmente piovoso. Ricordo i toni accesi della gente nelle frasi scambiate agli angoli delle strade o nei negozi, con quel piacere della chiacchiera tipico vezzo dei fiorentini. Intanto, negli occhi di Firenze un'ombra di paura cominciava a stagliarsi, sempre più netta. Quelle chiare, fresche e dolci acque di ben lontana memoria ormai stringevano la città in una morsa. Insonne, Larno abbandonò il suo letto all'alba di un mattino di festa. Da giorni la pioggia non accenna a cessare. In tutta la Toscana la situazione è allarmante. I corsi d'acqua si sono notevolmente ingrossati. I torrenti che confluiscono nell'Arno gonfiano le sue acque a dismisura. A Firenze la circolazione è lenta e difficile. Si comincia ad avvertire qualcosa di più che un semplice disagio. Anche se la vita pare voler continuare uguale a se stessa, lo spettro dell'imminente dramma pesa sulla città. Novembre 1966. Il fiume inizia la sua corsa verso la città, supera le Spallette e scivola sui ponti irrompendo nel centro storico di Firenze. Prima delle 5 del mattino, l'Arno straripa a Firenze, all'altezza di Rovezzano, nel tratto che va dal Lungarno Acciaioli al Lungarno delle Grazie. Un'ora più tardi, il fiume ha già raggiunto la parte centrale della città. Le acque limacciose trasportano detriti, legname, sommergono le auto. La cronaca degli avvenimenti diviene convulsa. Giungono notizie allarmanti dalle aree della provincia e dai comuni vicini. La zona sud di Firenze è la prima ad essere minacciata pericolosamente dall'insorgere delle acque.
decine di famiglie sono costrette ad abbandonare le loro abitazioni, mentre giungono in loro soccorso vigili del fuoco, agenti di pubblica sicurezza e carabinieri con mezzi di emergenza. Le operazioni sono rese ulteriormente difficoltose dalla drammatica situazione di isolamento nella quale la città è piombata. Firenze è isolata telefonicamente con tutto il resto dell'Italia. Sono interrotti anche i canali dell'amplificatore di Stato. La situazione si fa ancora più allarmante. Tutte le strade del centro di Firenze si sono trasformate in torrenti vorticosi. La prefettura comunica che la portata della piena dell'Arno è scesa da 1900 metri cubi al secondo a 1700. Nonostante ciò, gli allagamenti continuano. Motobarche e mezzi anfibi si muovono con estrema difficoltà attraverso la furia delle acque fangose che in alcuni punti ricoprono le strade fino a 5-6 metri. L'Arno ha totalmente invaso la parte centrale di Firenze. In piazza Signoria, l'acqua lambisce i basamenti delle più famose statue del Rinascimento. Da qui ha poi raggiunto piazza del Duomo e Palazzo Medici Riccardi. In piazza San Marco, l'acqua è a livello di mezzo metro di altezza. I rioni più colpiti sono quelli di Santa Croce, San Frediano, San Jacopino, Gabinana. La gente viene fatta evacuare dalle strade e molte famiglie sono costrette a rifugiarsi ai piani superiori delle abitazioni, addirittura sui tetti, in attesa di soccorso. Intanto, continuano ad arrivare carri cingolati e mezzi anfibi, inviati dal comando della regione tosco-emiliana. Interi palazzi vengono fatti evacuare. Negozi, seminterrati e appartamenti divampano in seguito agli scoppi delle caldaie. Nafta ed altri combustibili diffondono per la città il loro odore, liberano i loro fumi avvinghiando ogni vicolo, mescolandosi alla fanghiglia. Ed è proprio la nafta la nuova presenza che appare il 4 novembre del 1966 nella lunga storia di alluvioni a Firenze. Sarà la nafta a segnare per lungo tempo i livelli raggiunti dall'acqua, lasciando la sua forte traccia su monumenti, opere d'arte, abitazioni e negozi.
Anche la presenza dell'auto rappresenta una sorta di novità nella storia delle inondazioni a Firenze, diventando in questi giorni di novembre, in un certo senso, vittima e protagonista della tragedia. Oltre 20.000 auto a comporre un intero cimitero di ferraglie e fango. Questa è la cifra che confermerà poi la sua presenza ossessionante in questa inondazione. Auto che galleggiano ostacolando la circolazione dei natanti, altre che ancora circolano nelle zone di periferia non invase dall'acqua e che provocano incolonnamenti e blocchi ai mezzi di soccorso. Una presenza da incubo, un amaro testimone di immagini desolanti. Case distrutte dalle esplosioni, bandoni divelti, rifiuti inghiottiti e poi sputati dai mulinelli delle acque limacciose. Firenze è irriconoscibile. Qua e là si intravedono cartelli di fermate dell'autobus, insegne di negozi, banche, ristoranti che a malapena si riescono a leggere. Delle tante inondazioni che la città ha subito nei secoli passati, quella attuale è la più disastrosa, superiore anche a quella del 1333 e a quella del 3 novembre del 1844. Le cifre, se confrontate, parlano da sé. Nel 1844, in Borgo La Croce, l'acqua raggiunse il livello di un metro e in Via delle Casine di un metro e 84 centimetri. Nel 66, l'acqua raggiunge il livello, nelle rispettive strade, di 4 metri e 21 centimetri e di 4 metri e 95 centimetri. In alcune zone del centro storico, nel 66, l'acqua oltrepassa addirittura il livello dei 5 metri. Ma i soccorsi sono comunque inadeguati
ed ostacolati dalla impraticabilità delle vie di comunicazione. La furia dell'acqua si è abbattuta su un'area vastissima, accomunando il centro e la periferia fiorentina nella stessa sorte. Ancora non si comprendono le effettive proporzioni del disastro e la gente appare sempre più indifesa. L'imperativo è mettersi in salvo, sfuggire alla rabbia dell'Arno. Intanto, un interrogativo già inizia a porsi. A chi attribuire la colpa di una simile catastrofe? I giornali, nei giorni successivi, commenteranno: nessuno ha misurato il pericolo, nessuno ha dato l'allarme, nessuno ha preavvertito le popolazioni, eppure i fiumi non ribollono all'improvviso. Un dato che in ogni modo accomuna tutte le inondazioni subite dalla città di Firenze è che queste hanno prodotto i maggiori danni sempre nelle stesse zone a distanza di secoli. Infatti, mentre Firenze è ancora immersa nel vortice delle acque, già si azzardano i primi bilanci. Si avanzano nuove ipotesi di soluzione futura al problema. Gli esperti non tardano a pronunciarsi sugli antichi problemi della città. La degradazione del centro storico, ormai sofferente di tare secolari, ha reso Firenze ancora più vulnerabile nelle sue strutture di fronte all'eventualità di inondazioni e ai danni che queste arrecano. Continua ad assediare il centro e la periferia. Gran parte dei fiorentini sono rimasti bloccati nelle loro abitazioni. Altri tentano l'attraversamento delle vie con canotti, barche e mezzi di navigazione improvvisati. Si allaccia una catena di solidarietà tra i disastrati. Ognuno cerca di fornire il proprio aiuto a chi ne ha bisogno, in una sorta di muta e spartana operazione di salvataggio. Mancano ancora energia elettrica, gas e acqua potabile. Chiuse scuole, negozi e uffici. In attesa dei soccorsi, molte sono le famiglie tuttora rifugiate sui tetti o ai piani superiori delle abitazioni. Thank you.
discorsi, dati e appelli si intrecciano in una sorta di comunicazione disordinata. I tecnici si esprimono sulla urgente necessità di regolamentare le acque dell'Arno. Nei discorsi viene citata anche l'antica parola di Leonardo da Vinci, che già nel lontano 1500 aveva progettato l'arginamento del fiume. Giungono intanto le prime stime dei danni subiti a seguito dell'alluvione. L'ANAS comunica che quelli inerenti alle strade statali in Toscana ammontano a 4 miliardi. Il primo bilancio comunicato dal Comune di Firenze rileverà cifre spaventose. Sono 70.000 i sinistrati a Firenze, dove l'alluvione ha colpito il 70% del territorio urbano. Le mercanzie di ben 4.000 venditori ambulanti nella provincia sono andate distrutte. Le aziende tessili e dell'abbigliamento hanno riportato gravissimi danni. 15.000 sono i dipendenti senza lavoro. In alcune zone della Toscana il fiume straripa nuovamente, allagando le campagne. L'inondazione ha colpito duramente non solo Firenze, ma gran parte della Toscana. Particolarmente danneggiate le province di Grosseto, Siena, Pisa e Arezzo. Allo scalo di Pisa atterrano alcuni aerei provenienti dall'Unione Sovietica, carichi di medicinali e viveri, smistati poi a Firenze, Grosseto e altre località disastrate. Nelle campagne il territorio risulta ancora completamente sommerso. Così come in città, il pericolo di una nuova inondazione non è ancora passato. Le autorità comunali fiorentine devono far fronte al gravissimo problema degli alloggi, tentando di porvi rimedio nelle forme più svariate e improvvisate, in città come in periferia. Nonostante le iniziative pubbliche, inizia a balzare all'occhio il fenomeno dell'intervento individuale o di gruppo nei singoli quartieri. Particolarmente attivi i rioni di Santa Croce e Gavinana. Quest'ultimo appare come sezionato in due parti. Una visione desolante ai piani terreni, bandoni sventrati, vetri in frantumi, ammassi di detriti e melma. Qui il fiume sembra aver voluto risucchiare, come un'enorme ventosa, qualsiasi ostacolo si opponesse alla sua irruenza. Nell'altra parte, il rione sembra aver quasi ripreso a vivere. Dai piani superiori si vedono di nuovo le file dei panni appesi ad asciugare. Su alcune porte sono affissi i recapiti delle famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni.
La mancanza di tempestività nell'organizzazione dei soccorsi da parte degli enti maggiormente preposti fa sì che inizino a costituirsi in città dei centri di soccorso rionali. Circoli, case del popolo, scuole. Ovunque si organizzano raccolte di medicinali, indumenti e viveri. La maggior parte delle operazioni sembra più frutto dell'iniziativa personale dei cittadini che di un razionale disegno di soccorso. Quartiere in quartiere, strada per strada, ognuno è in prima fila, chiunque si responsabilizza. Il silenzio e l'operosità della gente sembrano comunicare una muta denuncia del preallarme che non è arrivato. Firenze non si è persa d'animo. Lo si legge nella faccia della gente, nelle loro braccia volenterose. La vita sembra riprendere, anche se duramente, anche se l'immagine apparente della città è la disperazione. Iniziano a tirare le somme. In totale, le persone rimaste senza lavoro sono circa 18.000. Scarseggiano ancora i generi alimentari e vi è ancora grande difficoltà a far giungere gli approvvigionamenti alle famiglie sinistrate. Gravissimi sono i danni riportati dalle opere d'arte. In particolare, circa 850 sono quasi irrimediabilmente compromesse. Accanto al Cristo di Cimabue,
che diverrà negli anni il simbolo di questa falcidia, sono in realtà decine e decine le tele, i manoscritti, gli affreschi ed altre perle del nostro patrimonio artistico ad aver subito danni talora irreparabili. Sono giorni di evidenti contraddizioni questi a Firenze. Nonostante i danni subiti dalle strutture, il teatro comunale si appresta comunque ad inaugurare la sua stagione lirica con l'incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi. Al pubblico che affolla la sala, quasi a testimoniare la ripresa, non solo musicale, dell'intera città, l'apertura del sipario presenta una scenografia alquanto anomala. Le scene sono andate completamente distrutte. Sul palcoscenico, oltre agli artisti dell'ente lirico, sono presenti quei collaboratori volontari che hanno resa possibile la messa in scena dell'opera. Le autorità sanitarie, intanto, invitano la popolazione ad osservare rigorosamente le norme igieniche. La putrefazione di generi alimentari e la presenza massiccia di carogne di animali rappresentano un serio rischio di scoppio di epidemie. Arrivano intanto in città gli attrezzi per quella che sarà l'enorme operazione di sgombero e pulizia di Firenze. Da tutta Italia vengono inviati 5.000 picconi e badili. L'Italia, infatti, non è rimasta a guardare. Da quasi tutte le province dell'Emilia-Romagna, da Torino, da Milano, da Genova e da molte altre città, giungono colonne di mezzi pesanti da adibirsi alla pulizia delle strade. Si tratta di una colossale operazione che dovrà necessariamente liberare Firenze da una massa di rifiuti e macerie pari a 500.000 di metri cubi. La città avrebbe impiegato anni a produrne una quantità simile. Gli interventi ufficiali, attesi per giorni, stavano finalmente arrivando. Thank you.
Firenze si preparava alla faticosa ripresa.